Tutti d'accordo sul rilancio del turismo ed il decoro della città, ma ognuno dei candidati sindaco del comune di Montesilvano, Enzo Fidanza del centro-sinistra, Ottavio De Martinis del centro-destra e Raffaele Panichella del Movimento 5 Stelle, presenta soluzioni diverse per rilanciare la città. Per quanto riguarda la giunta, io avendo fatto questo percorso di cui abbiamo già parlato, io non avrò cambiali elettorali da pagare. Queste cambiali elettorali, quando non ci sono, rendono il sindaco, quindi Enzo Fidanza, libero di scegliere, il che significa che io potrò scegliermi le figure migliori che mi potranno dare una mano, e quando danno una mano a me, la danno alla città. Saranno in grado di scegliere al meglio quali dei 96 miei candidati, 96, possano essere meritevoli di avere dei ruoli importanti. Ovviamente non sarò, non sono cambiali elettorali, è la politica, non sarò ingessato nella misura in cui se ci fosse qualcuno magari per determinati settori più competente di un altro non avrò problemi, non sarò neppure ingessato qualora ci fosse un'eccellenza dall'esterno che ci possa dare un valore in più per in qualsiasi settore. Ecco, io da sindaco avrò veramente a cuore scegliere degli assessori e dare delle deleghe in base alle competenze e alle professionalità. Ci sono già persone che ci stanno dando una mano, che hanno collaborato anche alla stesura del programma, che sono perfettamente in linea con tutti i principi, con l'etica del Movimento 5 Stelle, che è importante, e quindi contiamo non soltanto sul loro aiuto, ma anche su altre professionalità che recupereremo nel tempo necessario per la formazione della giunta. Vogliamo mettere persone competenti nei posti giusti.